Capisco quando si dice quella persona è stata colta da un raptus. Io ho un cliente, un presunto cliente, che è un emerito imbecille. Vabbè, ce ne sono tanti. No, questo è anche arrogante, vuol fare il prepotente, pensa che gli altri si spaventino, si alza la voce. E ha beccato la zona sbagliata. Questo emerito coglione è di quelli che si schierano furbi, non si comprano un sistema operativo, ce la vanno in giro con uno piratato, no? Ovviamente dico no, io non posso mettervelo, posso farlo, io le faccio il CD con i driver, lei se lo installa per i cavoli suoi, poi ce lo mette, va bene. E voleva i driver per Windows XP, gli ho fatto il CD. Dopo 10-15 giorni dice no, perché quei CD non funzionano, per sé Windows 7, detto, certo, sono per Windows XP. Mi faccia sapere il modello della scheda madre. Mi fa parlare col figlio, il figlio non è tanto sveglio. Mi dice, E22M, ho detto sì, però ho bisogno anche della marca, della scheda madre, per favore. Mi dice Acer, e io, questo via mail, no? E tanto non è che dopo la mia risposta mi risponde immediatamente, fa passare un giorno o due. E gli dico, no, è impossibile, non, l'Acer non fa schede madri per computer fissi, non li fa. E mi telefona il padre, sto qua, se lo chiamare in piattino, mi sto innervosendo, cosa stai facendo? Perché mi è venuto a vedere, invece l'Acer esistono di così, questo imbecille ha visto fuori la scatola del case, c'è detto Acer, e magari il modello, ma nemmeno, magari ha visto la scheda madre che magari è 22L, però non ha visto la marca, magari ha preso quella del case, non so cosa ha fatto. E mentre passava il figlio, sto qua, e adesso vado giù e gli spacco la faccia. Passami un pochettino. Ho tirato giù il telefono, ha risposto, cosa fa lei? Viene qua, mi spacca la faccia, ma venga. Che gliela rompo tutta, quella testa di mica che si ritrova, gliela rompo in chissà quante parti. Ciò nervoso mostruoso, perché poi tra l'altro ho ricontrollato, il figlio è un povero pirla, perché non ha mandato assolutamente il nome, il modello e la marca della scheda madre, se no che mi ci voleva. Solo dice, perché da 3 giorni devo usare sto cacchio di computer, non ci riesco. Ma che cazzo me ne frega? Se sei un imbecille e un disonesto perché non utilizzi sistema operativo originale, sono affari tuoi. Se poi sei ancora più tonto, che non mi dai nemmeno gli elementi per crearti il CD con i driver. Quindi oggi, proprio dalla serie, vieni a trovare che questo qua te lo giro, prima te lo infilo dove dico io, e poi ti agito con una banderina, con banderuola. Oggi mi girano. Se entra qualcuno e mi dice buongiorno, ho detto male, gli spacco la testa. Se per caso viene, faccio in modo di registrarlo, così vi fate due risate. Ciao!